settimane fa quando abbiamo scritto la mozione, abbiamo anche chiesto a tutte e tutti di mandare una mail al Senato accademico, abbiamo fatto un mail bombing ai membri del Senato accademico. Più di 200 persone in meno di una settimana hanno inviato una mail, eppure il Senato accademico ha deciso di neanche discutere la mozione, quindi adesso la stiamo portando a mano. Non è una ricerca libera, si è finanziata dal Tecnon, da ARI e dalle università israeliane, e noi tutto questo non ci stiamo, perché non vogliamo dover scegliere un futuro precario per queste aziende.